Ciao Marco, in bocca al lupo da parte mia e da parte di tutto il tuo club. In bocca al lupo Marco. Ciao Marco, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Hai un approccio poetico alla vita e sono sicuro che questa ti premierà indipendentemente da tutto. Ciao Marco, in bocca al lupo. In bocca al lupo Marco. In bocca al lupo Marco e spero tu possa avere grandi soddisfazioni. In bocca al lupo, questa dovrebbe essere una barba. Vorrei poter essere Marco Tioli per ammaliare le donne con la bellezza del barbuto. In bocca al lupo, amico. Ciao Marco, sicuramente riconoscerai questa maglietta e questa dedica che mi hai scritto qualche tempo fa. E proprio con questa maglietta voglio farti un grandissimo in bocca al lupo per la tua candidatura. Forza, bella. Ciao Marco, hai sempre fatto un ottimo lavoro e tutti crediamo in te. Sappiamo che continuerai così. Buona fortuna, in bocca al lupo. Ciao Marco, ti auguro il meglio, in bocca al lupo. Ciao Marco, in bocca al lupo. In bocca al lupo Marco. Cos'era il detto? Donna barbuta sempre piaciuta. Beh, speriamo che sia ancora così. In bocca al lupo Marco. Eh sì, Marco è talmente bravo che io ho deciso di farmi crescere la barba per assomigliare a lui. Proprio così. In bocca al lupo amico mio. Vorrei essere come Marco perché quando c'è lui alle feste c'è sempre un mojito spettacolare. In bocca al lupo Marco! In bocca al lupo Marco! Ciao Marco, sei un grande Leo e hai tutto il mio supporto. Ciao Marco, ti faccio un grande in bocca al lupo. Ma tu, il lambrusco nel brodo, lo metti? Grande Marco, forza! Ciao Marco! Certo che da camp leader disperato a vicepresidente del multidistretto ne hai fatta di strada, eh? Sei un grande, in bocca al lupo. Vota Marco perché è un ottimo camp leader. Caro Marco, dagli orsetti parmigiani, in bocca al lupo. Marco, in bocca al lupo, dal boss. Carissimi soci Leo e soci Lions, buongiorno. Mi chiamo Eleonora e da 7 anni faccio parte del Leo Club Vignole Domini Estensi, di cui fa parte anche Marco. Marco per me è un amico e anche per tutti noi soci del Leo Club Vignola è un amico leale e sincero. Marco è la persona da cui noi tutti andiamo quando abbiamo un dubbio sull'associazione, perché la conosce veramente e fa parte di essa ormai da un tempo immemorabile, da sempre. Marco è la persona infatti a cui tutti noi pensiamo quando pensiamo a Leo. E, essere Leo vuol dire avere un'opportunità di avere un ruolo di leader. Beh, per me Marco è quello che il leader che l'associazione si merita, perché ti sa ascoltare, comprende i punti di vista differenti, ma rimane sempre fedele alla sua idea, la sua visione. Detto questo, in bocca al lupo Marco, crediamo tutti in te, forza! Ciao a tutti, sono Sara Leopardi, socia del distretto Leo 108 TB e amica di Marco. Io ho conosciuto Marco diversi anni fa ad una grigliata tra amici e tra l'altro è stato il primo socio Leo di un club diverso dal mio che io abbia conosciuto. Infatti Marco fa parte di questa associazione da moltissimi anni e per lui ricoprire l'incarico di presidente distrettuale l'anno scorso è stato semplicemente il coronamento di più di un decennio di servizio in questa associazione. Il bagaglio di esperienza di Marco è paragonabile a quello di pochissimi altri soci e quasi 15 anni di tempo, amore, dedizione e anche fatica non sono comprimibili in un semplice curriculum. Questo però non è ciò che lo contraddistingue. Ciò che contraddistingue Marco è lo spirito con cui lui vive questa associazione. Marco sa che i Leo devono essere la pennellata che dà un colore in più alla nostra vita, non che colore la nostra vita. Marco sa che l'associazione va vissuta con la giusta leggerezza e mai prendersi troppo sul serio.
Marco sa che l'essere Leo non è un insieme di traguardi, ma è un percorso ed è come viviamo questo percorso che conta davvero. Ciò che conta davvero è mettersi sempre in gioco e probabilmente cadere, sbagliare, ma nei Leo possiamo imparare veramente a rialzarci. Perché questa associazione è semplicemente una bellissima esperienza e opportunità di crescita. Marco sa che il primo service che possiamo fare è essere comprensivi e gentili nei confronti di chi c'è accanto, e le prime persone che ci sono accanto sono i nostri soci. Marco è una persona gentile, comprensiva ed entusiasta, ma soprattutto Marco è un amico leale, sincero e presente. Quando ho avuto bisogno d'aiuto, Marco mi ha teso la mano. Quando ho avuto bisogno di supporto, Marco mi ha sorretta. E quando ho avuto bisogno di una tirata d'orecchie, Marco non si è lasciato sfuggire l'occasione. Marco è leale, Marco è sincero, è un buon amico, ma soprattutto Marco è degno di fiducia. Noi siamo fieri di te, dell'umiltà e del coraggio che stai dimostrando nel fare questo passo. E se verrai eletto, io sono sicura che sarai un leader prezioso per il multidistretto, perché il carisma, l'entusiasmo e la gentilezza che ti contraddistinguono sono doni rari. E se così non sarà, ricordati che il TB è la tua casa e che noi saremo solo che felici di poter passare più tempo con te. Siamo fieri di te, sono fiera di te, della persona che sei e del Leo che sei. In bocca al lupo, amico mio. Un bacio. Cari soci Leo, cari soci Lions, amici tutti, buongiorno. Sono Marco Tioli e come sapete sono candidato alla carica di vicepresidente del nostro multidistretto Leo e mi ero immaginato questa situazione completamente diversa. Non avrei mai pensato di fare questo discorso a un cellulare da solo dentro al mio studio, e però questa è la situazione. E se ve lo state chiedendo, sì, ho la giacca e la camicia, ma sotto ai pantaloni della tuta, perché sono comodi e nell'inquadratura non si vede. A parte gli scherzi, vi volevo un attimo spiegare le motivazioni della mia candidatura e soprattutto dare un'idea di quella che è la mia visione della nostra associazione. Ho deciso di candidarmi per concludere un viaggio nei Leo che per me va avanti da 14 anni ormai, un viaggio che mi ha cambiato, mi ha formato e mi ha reso la persona che sono oggi, e come sempre negli ultimi 14 anni avevo voglia di mettermi ancora in gioco, quindi eccomi qui e sono felice di averlo fatto indipendentemente da come andrà oggi, perché è stata un'altra bellissima avventura. Passiamo invece a quella che è la parte più corposa, la parte programmatica, no? della mia visione della nostra associazione, e diciamo che il tutto si può ridurre a tre parole: formazione, programmazione e service. La formazione, ovviamente, come tutti voi sapete, è fondamentale per ogni socio, sia nuovo che entra, perché ha bisogno di un'introduzione alla nostra associazione per poterla vivere e integrarsi dentro al meglio, ma anche per tutti i soci che sono dentro da tanto tempo, perché devono tenersi aggiornati sulle nuove modalità di service, sulle nuove modalità di comunicazione, sulle nuove modalità di fare associazione. E quando si pensa al gruppo, perlomeno io quando penso al gruppo dei vice PD, penso a una cosa: alla possibilità di fare formazione sulla risoluzione dei problemi, perché spesso i presidenti distrettuali si trovano ad affrontare dei problemi durante le loro annate, ed essere formati e preparati su come arginarli o risolverli è sicuramente uno strumento fondamentale. Quindi potersi confrontare con tutti gli altri distretti, mettere sul tavolo le proprie esperienze e le proprie problematiche è qualcosa che ci può dare degli strumenti per poi intervenire sui nostri club, sui nostri distretti e in generale su tutto il nostro multidistretto. Potrebbero venire fuori da questi incontri delle idee pratiche di risoluzione dei problemi,
problemi ovviamente legati, non so, alla membership, alle modalità di fare service. E che cosa ci dobbiamo fare con queste idee concrete? Dobbiamo usarle per cominciare a programmare le annate. Programmare le annate a tutti i livelli, dei club, dei distretti, del multidistretto, in maniera da essere pronti, perché sappiamo tutti che una buona programmazione sta alla base di un'idea di successo. Se impariamo a programmare bene le nostre annate, saranno sicuramente annate vincenti. E in che cosa devono essere vincenti le nostre annate? Nei service, perché il service è sempre comunque il cuore pulsante della nostra associazione. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Niente deve e può, a mio avviso, eclissare il service e la sua importanza. Quindi partire da una formazione, un'analisi dei problemi dei nostri distretti e quindi di tutto il nostro multidistretto, per cercare delle soluzioni che ci portino a lavorare meglio per fare più service assieme. Questa un po' è la mia visione. Durante l'annata da PD mi è mancato fare service. Avrei voluto, durante gli incontri del multidistretto, fare service attivo insieme al consiglio, insieme ai soci che partecipavano. È una cosa che non è stata possibile, soprattutto perché ci sono tantissime problematiche burocratiche da risolvere, e secondo me stiamo vivendo dei tempi che con la tecnologia ci permettono di alleggerire sicuramente tutta la burocrazia che gira intorno ai nostri distretti e al multidistretto. Quindi questo è sicuramente un obiettivo, cercare di semplificare e alleggerire la burocrazia per dare sempre più spazio al service. Io non voglio andare oltre, non vi voglio tediare. C'è un detto russo che dice che la corda è buona quando è lunga e il discorso quando è breve, quindi decido di fermarmi qua. Ci tengo però a fare qualche ringraziamento. Innanzitutto ringrazio gli altri due candidatissimi, come ci siamo soprannominati per scherzo, Francesco e Riccardo, per aver condiviso con me questo percorso, in particolare Riccardo non è stato un avversario, ma è stato un compagno di viaggio, sempre trasparente, sempre sincero, quindi grazie, e vi faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutti e due. A questo punto dovrei cominciare a ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto in me e che continueranno a farlo indipendentemente da ciò che succederà oggi, ma non lo faccio perché sono troppe, perderei troppo tempo e sicuramente dimenticherei qualcuno, quindi ci tengo semplicemente a ringraziare tutti voi, a ringraziare tutti i soci, tutti quelli che conosco e anche quelli che non conosco, e vi ringrazio per un motivo, perché tutte le mattine vi svegliate e portate nella vostra vita quotidiana quello che è l'etica e i principi dell'aionismo. E questo è veramente ciò che vuol dire essere Leo. Quindi grazie a tutti per credere in questa meravigliosa associazione. Ciao e spero di vedervi presto.